E questo è il progetto virtuale. Abbiamo stampato il mock-up che sarebbe la prova, è stato già trasferito in clinica. Questo è come abbiamo realizzato il trapianto. Abbiamo pianificato un sorriso a una nuova prospettiva, quindi di sorriso a questa persona, prendendo le forme dalla figlia. La figlia è qua con noi in Moldavia, abbiamo digitalizzato i suoi denti, vedete la somiglianza madre-figlia qua, è incredibile. Abbiamo preso i suoi denti, li abbiamo trasferiti in digitale e li abbiamo posizionati qua sulla madre. Vedete qua il progetto, i denti gialli sono il nuovo progetto che ora stiamo andando a provare in clinica. Andiamo. E questi sono i denti che abbiamo scannerizzato. Sono stati stampati, prima li abbiamo adattati col computer sulla bocca della paziente, sono i denti della figlia riprodotti in fisico poi con la stampante 3D, li andiamo a simulare una prova estetica all'interno della bocca, se questa va bene procediamo con i denti definitivi, possiamo ancora fare qualche piccolo aggiustamento, è qualcosa di incredibile, pensa che potremo in futuro andare a riprodurre denti, per esempio, di librerie di persone famose, Richard Gere, George Clooney, Tom Cruise. Se hai un attore preferito, sappi che a breve ci potranno essere sul mercato le scansioni digitali dei denti del tuo attore preferito e li riproduciamo in bocca. Sulla base di mia figlia questi? Questi sono i denti di tua figlia. Dai. Sì. Ora abbiamo fatto degli adattamenti, abbiamo abbassato qua l'occlusione. Però già quando li ha posizionati Livio sugli impianti dentali avevano esattamente la stessa forma della tua arcata. Ma c'è una corrispondenza forte, solo che anche lui ha visto, il viso è un po' più piccolo e small. Però avete la stessa forma. Noi? Vediamo. Se no, ti ho detto, Angelina Jolie, ci abbiamo altre librerie. Michelle Hunziker.